L'elaborazione passa anche per il turbo, la sovralimentazione. Siamo qui con Stefano Gallo, Saito, azienda italiana che lavora proprio sulle turbine. Stefano, che cosa possiamo fare con il turbo riguardo all'elaborazione di un motore? Il turbo, diciamo, è ovvio che influisce moltissimo sulle prestazioni del motore e quindi è uno degli organi più importanti per andare a, diciamo, modificare la potenza, la coppia motrice. Si possono fare dei tuning leggeri, e noi ad esempio ci lavoriamo parecchio e questo lo facciamo soprattutto lavorando su dei singoli componenti, ad esempio la girante del compressore da barra forgiata con forme diverse. Altrimenti si possono fare delle elaborazioni molto più pesanti, come ad esempio questa che abbiamo qui alle spalle su questo motore, dove la turbina viene completamente cambiata, si lavora, diciamo, su tutti e tre i parametri, quindi la sezione di strozz, la girante turbina e la girante compressore, e tutto viene riportato verso l'alto e ovviamente poi dopo il motore deve andare dietro, quindi pistoni stampati, guarnizione ad anelli, iniettori maggiorati. E noi come Saito lavoriamo molto invece sul tuning stradale, quello un po' più leggero, sia per l'automobile normale che per i fuoristrada. Officine elaborare, reparto elaborazioni elettroniche. Siamo con Gianluca. Gianluca, cosa stiamo facendo su questa macchina? Su questa macchina stiamo facendo una ricalibrazione elettronica della centralina motore per poter ottimizzare anche i consumi del veicolo nel rispetto sempre comunque delle norme di antinquinamento del veicolo, senza toccare nulla e solo, insomma, da presa diagnosi. Facciamo un intervento, facciamo la lettura della centralina motore e successivamente, come potete vedere, facciamo un ritocco dei parametri in base anche alle impostazioni di casa madre. Una domanda: questi Euro 6 lamentano un grosso buco di potenza ai bassi regimi, quando schiacci l'acceleratore la macchina praticamente non risponde, voi riuscite in qualche modo a risolvere questi problemi? Sì, senza insomma alcun problema, si può ottimizzare appunto la parte bassa aumentando un pochettino la coppia, anche a favore, insomma, di beneficio dei consumi del veicolo stesso. Stefano, siamo qui nel box schierati con due Peugeot. Peugeot è sempre attiva in pista, nei rally, anche voi vedo che a Vallelunga vi date da fare. Che cosa state combinando? Noi ci veniamo a divertire ogni tanto con le nostre piccole Peugeot. Siamo un centro d'assistenza, un centro di riparazione Peugeot e con una buona manutenzione dopo 20 anni ancora ci divertiamo con le nostre vetture. Il motto di elaborare è corri in pista non sulla strada, a Vallelunga si viene per correre. Stefano, ma per chi vuole venire a provare l'ebbrezza della velocità a Vallelunga, quale vettura consigli di scegliere?
possiamo scegliere una Peugeot RCZ, una Peugeot 308, anche una Peugeot 208 GT. Sono performanti e con motori fantastici e dai bassi consumi per tutti i giorni, ma poi quando venite in pista vi potete veramente sfogare. Abarth in pista, l'Elaborare Day, siamo con Fabrizio, vicepresidente dell'Abarth Club Roma. Fabrizio, possedere un Abarth ti permette di scendere in pista nell'ottica di elaborare corri in pista, non sulla strada, quindi è possibile sfogare la propria passione e portare in pista al limite la vettura in tutta sicurezza. Ma Abarth è anche, mi sembra, una grossa famiglia, voi siete un club, vi vedo molto uniti e fate anche delle attività sociali molto importanti. Possedere un Abarth infatti ti introduce proprio nel mondo del motorismo italiano, proprio per la storia che ha avuto questo grandioso marchio. E oltretutto proprio Abarth ti fa sentire coccolato con moltissimi eventi che organizza in pista, e proprio come dicevi tu prima è un'occasione per portare al limite le macchine in totale sicurezza, perché è qui in pista che dobbiamo spingere sull'acceleratore, mentre fare il contrario quando poi siamo su strada. E queste sono giornate molto, molto belle, perché riuniscono tutti quanti gli appassionati. Noi siamo il club più grande del centro-sud Italia, abbiamo circa 190 iscritti oggi. E facciamo eventi di tipo sportivo e anche eventi culturali, quale visita a importanti monumenti, piazze e paesi intorno a Roma.
vicini a lavorare reparto assetto, siamo con Maurizio dell'Andreani Group. Maurizio, quanto conta un assetto per abbassare i tempi in pista? Beh, l'assetto è fondamentale, l'assetto della vettura. Se intendiamo come assetto solo gli ammortizzatori, diciamo che se parliamo di assetto solo come ammortizzatori, io direi che forse è importante, sono molto importanti, ma in generale è importante proprio l'assetto della vettura, quindi quello che riguarda la regolazione di diversi parametri, quali le altezze, carichi delle molle, barre antirullio, e naturalmente anche gli molle e ammortizzatori. Tutto un insieme di queste cose messe in armonia fra di loro fanno sì che l'assetto della vettura possa migliorare e possa chiaramente anche abbassare i tempi. L'ammortizzatore sicuramente è uno di quei oggetti fondamentali, diciamo, per far sì che possiamo avere più regolazioni magari sulla macchina, che ci possono permettere chiaramente di intervenire su diversi parametri. Spesso si pensa appunto invece ad una preparazione del motore, uno dice per abbassare i tempi, per andare forte in pista preparo, elaboro il motore. Spesso invece l'assetto è una cosa che viene trascurata, quindi ricordiamo un po' a tutti, ecco, di tra le cose sulle quali intervenire e mettere in budget, sicuramente l'assetto va posto allo stesso livello del motore. Sono perfettamente d'accordo. E poi c'era un famoso spot pubblicitario della Pirelli che diceva che la potenza non è nulla se non si riescono a scaricare appunto i cavalli a terra, quindi avere tanti cavalli per poi non riuscirli a scaricare, ma scaricare significa avere un buon assetto, chiaramente avere un ottimo pneumatico sicuramente, ma avere anche un buon assetto che ti permette di poterli sfruttare questi cavalli, perché sennò è come non averli. Oggetto misterioso. Maurizio, sto cercando qui di capire di che cosa si tratta, ma che cos'è questo oggetto misterioso? Chiamasi top mount, ovvero sia questo è la parte superiore dove l'ammortizzatore poi viene ancorato al duomo della macchina. E nello specifico questo, ecco, come Giovanni sta montando, questo è un cuscinetto sferico chiaramente, o una ralla, diciamo, e serve per poter dare la possibilità all'ammortizzatore di avere regolazione in camber a seconda di come viene montato, oppure dare più incidenza all'ammortizzatore sempre. E quindi è un accessorio molto utile per chi ha intenzione di usare la macchina in pista, perché appunto abbiamo la possibilità di dare più o meno gradi di camber, e per chi va in pista è molto importante questo. Scusa, camber incidenza significa un migliore inserimento in curva, quindi solitamente una macchina che lamenta un sottosterzo con questo oggetto misterioso risolve il problema e ha un inserimento più pronto, questo mi sembra di capire. Sì, diciamo che il camber è quella regolazione che ci dà la possibilità di avere, se lo regoliamo in maniera negativa, quindi di avere una maggiore superficie di appoggio quando la vettura è in curva, perché chiaramente la macchina corica per trasferimento di carico laterale, e quindi la parte che nel momento che la macchina chiaramente è sul rettilineo, diciamo il pneumatico ha una superficie d'appoggio minore più sull'interno, quando in curva recupera questa superficie d'appoggio dovuta al trasferimento di carico, e abbiamo quindi il pneumatico che ha più superficie d'appoggio sul terreno, e quindi aumenta la tenuta laterale, questo sicuro. Reparto elettronica, siamo da Alien Tech, nota azienda esperta nel settore della riprogrammazione delle centraline. Siamo qui con Jonathan. Jonathan, per fare una modifica di una centralina, che cosa serve? Beh, innanzitutto attrezzatura per poter comunicare con la centralina stock del veicolo, e noi proponiamo sul mercato due strumenti fondamentalmente, uno per lavorare direttamente dalla presa diagnosi e uno per lavorare con la centralina banco. La professionalità per noi
è il nostro cavallo di battaglia, quindi cerchiamo di dare un imprinting a tutti i nostri clienti, innanzitutto partendo da una formazione specializzata e professionale. Per questo, prima di tutto al cliente proponiamo in tutto il territorio nazionale una rete di formatori, e peraltro ne approfitto oggi perché abbiamo qua con noi Andrea Saccucci di Officina in Progress, che anche lui per tutto il centro Italia propone delle soluzioni di formazione alle nuove officine che cercano di entrare in questo settore, ma anche per i ragazzi magari neodiplomati che di questa attività potrebbero fare il lavoro e il business del loro futuro. Ok, no, volevo fare una domanda, ecco, quindi c'è molta necessità oggi di lavoro, la gente non sa che cosa fare, quindi effettivamente potrebbe esserci un'opportunità di lavoro con questo vostro strumento? Ma sicuramente sì, il lavoro visto non solo come elaborazione ma come ottimizzazione delle prestazioni di un motore di nuova generazione e anche la soluzione di problematiche che oggi i motori ovviamente presentano e le officine li hanno ben noti e ben presenti. Quindi sì, la risposta è sicuramente sì, ci sono ottime possibilità di lavoro e c'è sempre meno gente preparata veramente professionalmente per farlo. Andrea, dopo aver acquistato lo strumento c'è necessità di prepararsi, di essere informati sul funzionamento di questa attrezzatura. Ci sono dei corsi, è vero Andrea? Sì, ci sono dei corsi, quindi formati ma soprattutto informati, come diciamo noi. È importante avere la formazione e averla in maniera continua, ovviamente dall'azienda produttrice fino all'azienda di supporto, che in questo caso Alientech produce l'attrezzatura, offre un ottimo supporto, ma poi c'è bisogno per migliorare le proprie capacità di utilizzazione sostanzialmente di questa strumentazione di seguire una formazione. Reparto pulizia e cura dell'auto, siamo qui con Baghisio, stiamo vedendo una operazione di pulizia dell'auto utilizzando il vapore. Baghisio, ci spieghi questo procedimento? Sì, allora noi siamo una società, la SBM, che gestisce il marchio Twist, e stiamo realizzando il lavaggio esterno ed interno di un'autovettura semplicemente con il vapore secco saturo a 160 gradi. Questo praticamente con un sistema brevettato. Un accessorio spara vapore secco appunto sulla carrosseria e col passaggio successivo di un panno in microfibra lo sporco rimane attaccato al panno e praticamente la macchina è pulita e lucidata. In particolare questo tipo di intervento realizza anche una sorta di pulizia a fondo della carrosseria stessa,
quindi un principio di decontaminazione dagli agenti esterni ovviamente. Sugli interni si verifica un altro passaggio, poiché col vapore a quella temperatura si riesce a realizzare una sanificazione ed igienizzazione degli interni. Per interni intendiamo tutta la selleria, la tappezzeria, i condotti dell'aria condizionata e il celetto, quello che chiamiamo celetto. Reparto preparazione impianti di scarico, siamo con Daniele Deserti di Magnaflow. Una domanda, Daniele, quanto è importante l'impianto di scarico su una vettura per avere un miglioramento delle prestazioni che tutti noi ricerchiamo? Beh, diciamo che innanzitutto buonasera. Innanzitutto quello che a noi serve per elaborare la nostra macchina e renderla ovviamente performante è liberarla da tutto ciò che la casa madre ci mette sopra, per cui noi proponiamo, come tanti altri nostri concorrenti, uno scarico molto più aperto che permette un maggiore flusso di gas di scarico e permette ovviamente di aumentare le prestazioni. Quindi, oltre alle prestazioni, sicuramente il sound, perché queste macchine nuove ormai hanno un sound molto molto ridotto, che a noi appassionati non piace, quindi sicuramente i vostri terminali daranno anche un tocco di sound migliorato. È un sound standardizzato quello che viene dato dalle case madri, ormai diciamo che le macchine non fanno più rumore, per cui noi abbiamo bisogno di sentirla la macchina, non è una cosa che vogliamo fare sentire all'interno, ma è una cosa che vogliamo sentire noi con il nostro sound cupo, potente, e che tutte le volte che acceleri te lo senti sulla schiena, insomma.